Ciao. Heyo. Heyo. Tu sei giovedì sera. Qua. Bella Chris. Questa è la tua camera, Chris. Ciao, io sono El Ghazi e questo è il canale di El Ghazi. Qui con me c'è Chris. Poi io sono qui con Chris. Chris è qui con me. Io sono sempre qua. Chris, cosa ci proponi oggi? Oggi ti ho portato tre visuals. Li analizzeremo. Sarà un'analisi nostra. Quindi è visual mai. È quasi una reaction insieme a una mini analisi. Cazzeggio. È semplice, ragazzi. Le guardiamo. Li voi guardiamo, li guardate. E basta, perché ci va, vero? Ci va e basta. Noi abbiamo un podcast. Noi andiamo in live ogni giovedì alle 19 con il nostro podcast, El Ghazi Podcast, dove portiamo chi? Tiamo personaggi creativi. Artisti creativi di tutta l'Italia, di tutti i generi, quindi vi aspettiamo ogni giovedì in questo canale alle 19. Ok, Chris, che cosa sto guardando? Stiamo guardando la pubblicità di Caffè Bustelo, cioè un brand di caffè domenicano, quasi portoricano. Si chiama Caffè Bustelo? Quindi in realtà America è molto forte in America e questo qua è fatto da un artista ispanico. Perché un artista ispanico? Sì, perché in America li chiamano gli ispanici, noi latini. Che stronzi. Non è secondo me è corporate, ma anche cioè si vede che c'è il tocco di qualcuno che vuole raccontare una storia, ecco. Ok, tanto un minutino la vediamo. Let's go. Bello, una cosa che si vede subito è che è piena di, cioè le illustrazioni hanno tanti dettagli. È bello tosto da animare. Dettagli in 3D. Dalla tradizione. E sta a chi? Sono penso tre spot in Ah, okay. Quindi sono tre situazioni diverse, no? Tre situazioni. Sì, era una reel del stesso progetto. Che figata. Caffè Bustelo. Stiamo facendo una pubblicità. E sta a chi? Sai che cazzo penserà? Io voglio un attimo vedere chi è che l'ha fatto. Qual è lo studio? Tu hai lo dato un'occhiata? Studio in realtà non lo so, però so che il creative director è Andres Rivera. Ok, Andres Rivera. Art director Liv Johnston. Yeah. Direction of la storia è molto semplice in realtà, come hai potuto vedere, no? Cioè sono molte situazioni tipiche dell'infanzia o delle persone normali che vivono nel Bronx, no? Hai visto la tipa che fa il caffè a casa, molto semplice, quella dal parrucchiere, la situazione molto americana, questa cosa qua di andare nel parking lots e fare casino. Sì. E fare questa roba qua. Quindi lui parte da una storia sul fatto che tipo lui da piccolo i suoi giocattoli li metteva via dentro una confezione di Caffè Bustelo, cioè quella lattina lì, una latta abbastanza grossa. Questa? Esatto. Lui la usava come porta giocattoli. Ah, sì. E quindi da lì è nato anche poi il concept per fare questo video qua. Sono latino americane, no? Dominicane, portoricane. Che ha la faccia di Lavazza. La faccia di Lavazza, la faccia che fa la stessa pubblicità da 10 anni. Speriamo quello lì che è sulle nuvole, no? Sì. Sempre sì. Lui. Bumper, sono spot da 15 secondi, sì. Sì, sono tutti corti spot, comunque, se ci pensi. Sì. Spot sono tipo degli spot da Super Bowl, no? Che devono essere velocissimi, così. Sì. Pa, pa, pam. Sì. Immagino per il formato sia per la televisione. Bello il mix 2D, 3D, i personaggi in 2D e il domino in 3D. Poi sì. Comunque questo è comunque un bel esempio che nella pubblicità ci si può mettere anche una storia abbastanza decente, no? Sì. E questa cosa secondo me è forte perché ti rimane. Dici? Quando c'è una storia dietro un visual, ma certo. Ma comunque a me sembra tanto esagerato per una pubblicità del caffè. Esagerato nel senso buono, cioè. Client JM Smoker Company. Guarda quanta gente c'è dietro. Sì, in effetti ci lavorano un sacco di artisti qua. Solo i personaggi sono qua più... sembra più 3D, tipo la moca e la lattina di caffè. Guarda che con Cinema 4D, perché sono sicuro che è stato fatto con Cinema 4D, tutti questi effetti in 2D qui sono semplici da fare, tra virgolette semplici, cioè lo sketch in tune è un effetto che applichi sopra. Ah, eccolo qua, background illustrator, character illustrator, David Saracino. Bravo, tra l'altro. Sbam, un altro che ha fatto Gambino. Gambino, sì.
Forte. Ci sta. Ah, ma Allora, questo qua perfetto. è Tiger King. Tiger King, dove lo vedi? Dove? È il Eccolo, primo. eccolo, ecco, sì. Andiamo alla prossima. Io non ho assolutamente idea di quello che mi sta facendo vedere Chris per la Quindi prima potrebbe volta. spuntare un pornazzo, non lo sai Potrebbe neanche. spuntare un pornazzo? Cos'è, Need for Speed? In 3D. Non lo so che versione. Io ho smesso di giocare a Need for Speed da una vita in realtà. No, non ce l'ho la PlayStation. Sono PlayStation? 5 anni che ti dico che non ce l'ho la Certo che ce l'ha, PlayStation. io l'ho vista. Fai La devi finta, no? smettere. Che cazzo vuoi? Vabbè, quindi a quanto pare questo è un nuovo release di Need for Speed che si chiama Need for Speed Unbound Reveal. Ok. Figo. Ma il look del gioco sarà così? No, lo dubito. Potremmo scoprirlo dopo. Non lo so. Però bello. Sai che mi ricorda Need for Speed Underground? Face Rocky, frate, ancora non hai detto niente. Need for Speed. Unbound Need o for Speed Unbound, I think Unbound. it's Unbound, zio. Cioè, quando o almeno tipo quei videogiochi in cui tipo a seconda delle tue scelte il tuo protagonista fa qualcosa, non mi piace, cioè mi annoia. Ok, tipo The Last of Us. Esatto, cioè, cazzo me ne frega di Let's of Us. The Last of Us è un gioco comunque fatto da Dio, da tanti critici. Sì, Io non dal l'ho mai signore in persona? giocato, non lo so, quindi non credo che lo giocherò. Quando Ce monetizzeremo avrò soldi per comprarmi la Play, magari giocherò. Va bene? Va l'hai la bene? PlayStation, ce l'hai che l'ho vista Sono ieri. Banamarchi. Scopriamo se veramente è stata fatta da chi ha fatto poi Non penso perché la tecnica non è la stessa. Spider-Man aveva tipo un frame rate più basso, una roba simile per scattoso 2D. Non mi sembra. Non mi Dici? sembra. Ah, No. non lo Però io so. direi che non c'è proprio un cazzo da dire su questa roba. Io mi ricordo quelle che facevano per la Play 2 prima che ci siano i giochi, erano una bomba. Erano tutte fighe. Non mi piace la resa dei personaggi del promo. Capito? Cioè, le macchine Ready sono più realistiche, sembra di vederle in real time. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda Love, Death and Robots. to Go. Anche. Sì. Sì, Forse, ma guarda vedi. che comunque è uno stile di visual comunque sviluppato, cioè non è una roba nuova che dici minchia che roba bomba che sto Esatto. guardando, non ho mai visto. Però è comunque uno stile recente, cioè mi piace, cioè No, ha è vero. un suo senso. Che questa re Prodotto da Real Time UK, Real Time director UK, Mike Payne, Mike Payne, cliente EA Sports Mike Syndicate. Payne. Vabbè, oh, che mancanza di professionalità qua, eh. Stiamo lavorando. Guarda qua. Attenzione. Attenzione. Ah, gli effettini grafici Effettini grafici sul. sono 3D, ma hanno questo aspetto anche Sono 2D, 2D. sì, bravo. Figo, Hai figo, visto? mi piace l'agenzia, mi piace il video, mi piace il gioco, vorrei giocarci. Sul pezzo Allora, forte. passiamo all'altro? Questi qua, Non so allora, cosa una ci piccola aspetta. intro, no? Ti diamo una piccola intro. Aperta subito. Sì, inizia così, non ti preoccupare. Si chiama Ok. tipo, non è uno showreel, però è uno degli ultimi video corporate di questo studio, di Ok. questi ragazzi che fanno lavori visuali. Cioè, loro hanno fatto ad esempio un video anche per Billie Eilish, per gente che è abbastanza famosa. Billie Eilish. Sì, e questo è uno dei suoi ultimi progetti personali. Sì, sto notando una cosa, Ci hai messo che Roshi? dal primo. Eh? Ah sì, sì, esatto. E si è fumato un sacco di sigarette. Ma allora, fotografia, guarda i colori, tutto Sì, è in pellicola a quanto armonia. pare, o è montato Sì, ma in mica. 30, 35 mm, sì. Sì, ma guarda, tutto in armonia. Quindi la fotografia bomba. Ascolta anche Ma l'audio che è molto meno, il beat. sì. More intensity. Questi sono francesi, sono parigini, Parisien. parisiani. Scusa, ah, c'è il jiu-jitsu! C'è il jiu-jitsu. Grande, Gracie Barra. Ma scusami, questo che cazzo è? È un promo? È un. Secondo me è tipo un reel alla fine, cioè Ok. un video, perché loro fanno anche altri progetti, tipo delle piccole miniserie loro. Quindi sono della casa di produzione, quindi cioè, sono cose fighe, questo è un video che è Figo. prodotto loro, cioè non è corporate, non è per nessun Sì. brand, non è per niente, però è loro.
Sì. Non mi sembra la loro riga. Mi sembrava più una. La loro. Tipo, all'inizio. Ha fatto vedere il logo dell'agenzia e tutto, quindi. È un show off. È un show off, sì, è un video loro. Sì. One intensity. Anche il sound è molto figo. Oh shit. Prendere la pilolina rossa. Sì, la parte più figa secondo me è lo storytelling, ancora, cioè, ancora vince lo storytelling, vince la tecnica. Sì. No, assolutamente. Assolutamente sono d'accordo con te. Cioè, questo qua c'è un motion, un stop motion. Sì, sì, stop motion. Ma assolutamente vince sulla tecnica, anche perché la tecnica serve la narrativa. Esatto, quindi c'è intensi che alla fine lo capisci dal video cosa ti vuole intrattenere. Sì. Se dopo questo video non ti viene voglia di andare a picchiare gente fuori, non lo so, cioè, andare a correre o fare qualcosa. Ecco, i loro due sono i due, diciamo, i due capi di questo studio. Bounty Banana. Bounty Banana. Steven Brain e Julien Jourdion. So cool. Wow, no, da paura. Tra l'altro sembrano attori quelli che hanno partecipato. Sono attori? Amici loro alcuni. Tu dici attori veri? Perché sono bravi comunque. Il processo, da come lo descrivono loro, parte proprio da voler creare una cosa con i suoi amici. Qua, figo. Sì. No, la casa dei Simpson. Qua. La casa dei Simpson, quasi. Sì. Volevano fare un show off per tutti. Loro le lo descrivono come rebrand. Ok, quindi hanno fatto il rebrand dell'agenzia, rebrand, della casa di produzione. Poi hanno trasmesso il senso di quello che fanno. Cioè, producono roba e la producono al meglio. E con questa reel si capisce, cioè, che cosa fanno. 2D, 3D, stop motion. Esatto, è bravo. Fotografia. Hanno messo le tecniche forse in cui loro sono i più forti. Far notare al pubblico, esatto, che stava guardando. Se poi che sono capacissimi di fare sta roba qua. Sì, sì. No, loro intesi come agenzia. Sì, esatto. Poi comunque loro, se vi intrippano, cioè se vi incuriosisce sapere chi sono, hanno una serie su YouTube che loro lo chiamano Bounty Banana Tales, che è tipo una miniserie. Ci sta. È su YouTube, quindi potete seguirlo tranquillamente. Quindi su YouTube? Supa Supa. Supa Supa? Sì, Supa Supa. Supa Supa, ragazzi, Supa Supa. Questa mosca è un po' secca, tipo sembra che non mangia... Ammazzala, per favore. Eh? Ammazzala. No, poverina, lasciala vivere per 2 minuti. Appena chiudiamo i video la ammazziamo. Esatto. Ma con questa mosca vi salutiamo. Ogni settimana con i video, i nostri video un po' informale e un po' tutto. Ogni settimana c'è il giovedì il nostro podcast, El Gazi Podcast, il podcast sulla creatività. Il podcast che porterà la tua creatività ad un altro livello. Steroidi per la tua creatività. Steroidi per la tua creatività e il Gazi Podcast. Ogni giovedì alle 19 su questo canale. E quindi per questo vi aspettiamo. Portiamo gente su YouTube, dentro YouTube e non su Twitch. Vi aspettiamo. Noi vi continuiamo ad aspettare. Cioè, non esatto. Ci stanchiamo. Noi siamo belli pazienti. Da Rex, Wally e noi due vi salutiamo. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Sigla.